Lello Scianimani con nuovo direttore tecnico della scuola calcio Bari. Che sensazione si prova a stare qua nel centro de Palo, la nuova casa per il Bari? Beh, la prima emozione è quella di entrare in un centro con questo nome così importante dal mio punto di vista, perché è stato il mio primo presidente, il professor De Palo, e quindi già il fatto di vedere questo nome mi evoca momenti importanti dove veramente mi emoziono nel pensare alla figura del professor De Palo. Questo sarà il centro operativo della prima scuola calcio del Bari. Sì, questo è, diciamo, il centro dove tutte le nostre squadre faranno riferimento. Abbiamo questo centro importante, credo uno dei più bei centri che stanno nel Bari e provincia, con due campi anche coperti, che non è poco, con 7-8 campi a disposizione. Abbiamo veramente la possibilità di lavorare bene, di portare avanti questo progetto della dottoressa Patruno, che è veramente un progetto molto interessante. Da allenatore a direttore tecnico di una scuola calcio, tu che con i giovani ci hai sempre fatto bene. Che si prova questo cambiamento? Guarda, mi sono proposto di oltre che migliorare, far crescere dei ragazzini, dei bambini nelle categorie, portarle nelle categorie superiori, anche di far crescere degli allenatori giovani, perché abbiamo preso dei ragazzi molto interessanti, dei ragazzi preparatissimi, che molto innovativi anche nel lavoro, che sono coadiuvati da altre persone un po' più esperte. Quindi abbiamo cercato di fare un mix molto interessante con veramente degli allenatori importanti. Per quanto riguarda certamente la scuola calcio, questo è il primo anno che il Bari ha una scuola calcio e credo che sia un fatto molto importante perché tutte le grandi squadre, sia in Italia che all'estero, hanno la scuola calcio e quindi se il Bari si vuole strutturare in una certa maniera deve partire dalla base e secondo il mio punto di vista partire dall'attività di base per una società importante è una cosa innovativa. Per te che sei stato un allenatore del settore giovanile che ha vinto tutto, è una grossa responsabilità portare i giovani poi ad un livello più alto, dare, diciamo, al Bari quella fonte in senso giovanile, in senso calcistico di cui ha necessità poi per il futuro. Io ho accettato di buon grado questo incarico proprio perché ho sempre creduto nei giovani, ho sempre creduto che una società come il Bari debba avere nel settore giovanile la propria forza. Credo molto nel territorio, soprattutto perché sono convinto che Bari e provincia possa avere quelle possibilità di giovani che possono bastare per una società importante, perché io credo molto, molto nelle persone del posto, del luogo, della provincia, perché abbiamo un territorio molto grande, molto vasto su cui attingere. Il ragazzo, quindi il giovane calciatore al centro di questo progetto Scuola Calcio, con tante iniziative e tanti servizi che verranno dati. Ritengo molto importante questa fascia d'età perché è la fascia d'età dove soprattutto la parte coordinativa, la parte cognitiva viene messa diciamo più allo scoperto, nel senso che si può lavorare moltissimo su queste capacità perché sono capacità importanti che il ragazzino a una certa età riesce a cogliere in maniera totale. Dopo una certa età fa difficoltà nell'apprendere e quindi secondo me è una fascia d'età molto importante ed ecco per questo che la scuola calcio La Bari lavorerà moltissimo, soprattutto con i propri tecnici che sono laureati in scienze motorie, proprio su queste capacità, perché le capacità tecniche vanno di pari passo con le capacità coordinative. Ad un mese dall'inizio di questo progetto di scuola calcio, l'interesse è stato sempre più crescente. Come hanno risposto le famiglie baresi? Sì, hanno risposto molto bene, soprattutto anche dalla provincia. Io non mi aspettavo tante chiamate dalla provincia. Abbiamo
partita bene, siamo partiti un po' in ritardo, però stiamo avendo molti riscontri. Più giorni passano e più abbiamo delle adesioni, cercheremo di accontentare tutte queste famiglie, dando anche dei servizi, perché noi le cose le vogliamo fare, non le vogliamo solo dire. Proprio per questo abbiamo già fatto, per un impegno che abbiamo nel sociale, abbiamo fatto già un incontro a Bari Vecchio, a Bari Vecchia con un'associazione di centri diurni, dove insieme alla dottoressa Bottalico, che è l'assessore al lavoro welfare, abbiamo fatto un incontro con dei bambini che hanno problemi e soprattutto tanti di questi bambini cercheremo di portarli dentro nel nostro gruppo, cercando di aiutarli anche nella crescita. Anche lunedì sera tanti bambini affiliati a noi, iscritti alla nostra scuola calcio o alle società affiliate, entreranno in campo con i nostri giocatori nella prima di campionato nel Bari Cesena per un grado di appartenenza. Vogliamo cercare di tenerli sempre più vicini a noi, di farli crescere nel segno del Bari, di questa società. E quindi le cose le vogliamo fare e cercheremo di farle il più possibile. Cosa chiedono le famiglie a tutela della salute e anche dell'attività sportiva del proprio figlio? Quali sono state le domande più curiose? Le domande più curiose sono state quelle di chi deve allenare mio figlio, dove si devono allenare, queste sono state le prime cose. Però poi noi, quando gli abbiamo detto tutti i servizi che il Bari Calcio darà a questi ragazzi, sono rimasti un po' sorpresi perché onestamente i servizi che noi diamo difficilmente tante altre società le possono dare e quindi cercheremo di mettere tutto a disposizione di queste famiglie, perché la famiglia deve essere contenta di portare il ragazzo al Depalo perché sa che il ragazzo è sicuro ed è in buone mani. Nei primi giorni di settembre ci sarà un open day della scuola calcio alla Bari proprio qui al centro De Palo. Sì, faremo un incontro così giusto per far capire a tanti bambini e a tante famiglie dove la location si farà. Questa scuola calcio, questa attività di base, faremo conoscere i nostri tecnici, così oltre alle chiacchiere facciamo i fatti, nel senso che ci facciamo conoscere, e avranno la possibilità di vedere dove lavoreranno.